Iniziamo a vedere gli esercizi HRX e come abbiamo fatto per il corpo libero cominceremo dalla base e quindi dal plank. Per quanto riguarda questo esercizio abbiamo due possibilità. Possiamo decidere quale zona del corpo rendere instabile, quindi o afferreremo le maniglie con le mani o andremo ad infilare nelle cinghie i piedi. Vediamo prima quello più facile, quindi andremo ad infilare i piedi. Quando si hanno esercizi da eseguire a terra, invece che scendere a caso, si afferrano le cinghie, ci si sbilancia indietro e si cammina verso il basso. Così siamo già pronti a cominciare. Arrivati a questo punto, infileremo il piede destro nella cinghia sinistra e il piede sinistro nella cinghia destra. Questo perché quando noi andremo a ruotare e ad appoggiare le ginocchia a terra, le cinghie saranno dritte. Fatto questo, dobbiamo assicurarci di essere esattamente davanti al punto d'ancoraggio del TRX. Quindi, se ci troviamo spostato a destra, posso alzare le ginocchia e andare col peso sulle mani per vedere che le gambe saranno spostate verso il centro. Oppure posso semplicemente girarmi e guardare se sono dritto. Detto questo, si appoggiano le mani a terra, con le dita ben aperte, porto le spalle indietro in basso, come ho fatto per il piano corpo libero, alzo le ginocchia, metto i piedi a martello, contraggo i glutei e tengo bene gli addominali, le spalle e i quadricipiti, quindi le gambe tese, braccia tese e spalle basse. Qui ci sono diverse possibilità. Se come in questo caso le mie gambe sono indietro rispetto al punto d'ancoraggio, l'esercizio risulterà più facile perché le cinghie spingeranno il mio peso verso le braccia. Se invece mi trovo con i piedi più avanti del punto d'ancoraggio, le cinghie mi tireranno all'indietro e quindi dovrò usare la mia forza per rimanere con il peso sopra le braccia. Per una persona che non è allenata, consiglio ovviamente di provarlo prima a corpo libero e di avere una buona tenuta di almeno 30 secondi con il bacino in retroversione e stabilizzando bene le spalle, perché la prima cosa che si vede quando una persona è allenata si alza e ovviamente perde la retroversione del bacino e inarca la schiena. Invece il bacino deve essere in retroversione, le gambe tese, braccia tese, spalle basse. Una volta che si ha questa posizione stabile, si può cominciare a vedere gli altri esercizi, perché questa è davvero la base. La variante di questo esercizio è quella con le mani sulle cinghie. Quindi mi porto sotto il punto d'ancoraggio, con le mani che stringono forte le maniglie davanti a me, che passano esattamente sopra alla spalla. Mi metto in punta dei piedi, tengo le spalle al suo posto depresse, le braccia tese e il bacino in retroversione. Più avanti si andrà con i piedi, più facile risulterà l'esercizio. Più indietro andrò e quindi più porterò le braccia sotto al punto d'ancoraggio, più instabilità avrò e più sarà difficile l'esercizio. Per renderlo ancora più difficile, si abbassano le cinghie e ci si porta sotto il punto d'ancoraggio in maniera da sfiorare il pavimento. Ovviamente più saremo con le mani lontane dal punto d'ancoraggio, meno peso avremo da scaricare sulla cinghia. Mentre più la porteremo sotto il punto d'ancoraggio, maggiore sarà il carico che imprimeremo sulla cinghia e quindi avremo più difficoltà a stabilizzarla. Vediamo un po' di secondi di isometria su questi esercizi.